Sono molto contento e spero sempre di dare qualcosa in più ai miei compagni, di aiutarli e sicuramente anche di trarre molti vantaggi, soprattutto ottenere molti punti per arrivare in qualcosa in più in questo momento. Qualcosa di più in questo momento per questa squadra che ha smarrito la strada che porta alla vittoria. Anche oggi c'è stato questo pareggio casalingo con il Trapani che obiettivamente non può soddisfare i tifosi. Nel calcio ci sono sempre difficoltà in cui ci sono momenti no, momenti sì, e noi dobbiamo solo lavorare, star tranquilli perché noi siamo una squadra molto forte, sappiamo quello che possiamo fare e so che possiamo raggiungere belli obiettivi. Nell'uno contro uno sei andato via nel finale al tuo avversario, probabilmente ti ha dato anche una spallata un po' troppo forte. Sì, sicuramente l'arbitro non avrà visto. Non importa, adesso continuiamo ad allenarci e andare a ottenere altri punti importanti. Sei appena uscito dallo spogliatoio, qual è il morale, insomma, dei tuoi compagni di squadra dopo questo risultato non eccezionale? Insomma, c'è scoramento o già si pensa alla gara di giovedì con il Livorno? Siamo molto arrabbiati sicuramente perché un punto per noi non basta mai. Dobbiamo continuare, come ho detto, a lavorare e a ottenere punti fondamentali. Un'ultima cosa ti chiedo, tu sei stato utilizzato praticamente oggi per la prima volta con la prima squadra, si parlava un po' di possibili voci di mercato che volevi trovare più spazio, qual è la tua situazione? No, io sono felice qua e sto bene qua. Quindi resti sicuro? Sì. Perfetto. Volgiamo lo sguardo per chiudere alla gara proprio di giovedì con il Livorno, una partita che sulla carta potrebbe sembrare semplice, ma che in realtà probabilmente nasconde delle insidie. Livorno ultimo che si gioca le ultime carte. Sicuramente sarà una partita molto difficile come sono tutte le partite in Serie B, ma noi andiamo là convinti di far bene e di vincere.